Servizio, giornalista, scrittore, Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, firma un romanzo storico che revoca l'impresa di Lauro De Bosis, un romanista che 90 anni fa sorvolò Roma e lanciò 400.000 volantini contro il regime sulla città. Il libro si intitola Icaro il volo su Roma. Allora, vediamo l'evento che si è svolto all'Auditorium di Roma. Lauro è un giovane poeta che esattamente 90 anni fa ha deciso, in un gesto di estremo ardimento, di volare sulla Roma fascista, arrivando su Piazza Venezia, sui palazzi del potere e gettando sopra Roma 400.000 volantini contro il fascismo, invitando gli italiani a ribellarsi. L'impresa riesce da un punto di vista politico, non riesce da un punto di vista umano perché l'aereo si inabissa nel Tirreno e non è stato mai più trovato. A 27 anni lui aveva scritto un poema che si chiamava Icaro e quindi probabilmente la caduta e il volo erano in qualche modo fatalmente scritti nel suo destino. Perché sceglie di raccontare questa storia? Intanto è una storia, un personaggio poco conosciuto, una storia romanzesca, è un uomo che si fidanza con una donna di 17 anni più grande di lui, che è la più grande attrice di teatro americano, una storia affascinante. Di un eroe romantico, probabilmente fuori tempo, anche ingenuo, ma assolutamente da conoscere e da raccontare, mi ha particolarmente affascinato. Quanto è storia e quanto è romanzo, quindi fantasia, invenzione, scelga lei il suo romanzo. È un romanzo, la storia d'amore, però la storia di Lauro, la storia vera, è già un romanzo di per sé. Diciamo che dove ho potuto, avevo i documenti o avevo le informazioni, ho cercato di utilizzare quelle, ovviamente in un modo romanzesco. Dove non avevo informazioni, ho lavorato di fantasia. Faccio un esempio: nel diario di Ludrepe c'è scritto oggi recita da Mussolini, basta, quindi sappiamo che lei è andata da Mussolini, che cosa sia successo realmente. Ecco, questa è la parte della fantasia, del romanzo propriamente detto. Grazie dunque a Giovanni Grasso, Icaro, il volo su Roma, un libro veramente da leggere perché poi racconta una bellissima storia d'amore. Allora, prima della chiusura volevo dire ad Enrica, ti stanno scrivendo in tantissimi sui social, sulla violenza sulle donne, da Biella a Roma c'è stata una marcia degli uomini. Una che è stata il 2 marzo 2021, però insomma bisogna farne Ma ne faremo una in tante di grande più. stile, o a Roma o a Milano, Ecco, entrambe le città. vedi, grazie. Ci vediamo domani con Storie Italiane.